Buongiorno a tutti. Allora, il video di oggi sarà un video dedicato ai Virabhadrasana. Virabhadra è un guerriero ed è nella mitologia, quindi in quelli che sono i racconti legati all'asana dello yoga, è una parte di Shiva che si arrabbia particolarmente in maniera estremamente iraconda, si stacca un capello, lo lancia sul versante della montagna, questo capello entra sottoterra perché deve vendicare la morte della sua sposa, fino a che non arriva al punto in cui la sua sposa per autocombustione è morta, appare dal terreno perché nello scivolare lungo questa montagna lui assume, questo capello assume le forme di un guerriero fino a che non appare nel punto in cui lei è morta in questo modo. Quindi lui esce, emerge dalla terra, si guarda intorno, afferra la spada, taglia la testa, perché tutti i personaggi legati a Shiva sono leggermente rabbiosi e quindi tendenzialmente tagliano la testa. È proprio anche Ganesha nasce da un taglio di testa di Shiva, quindi sai, no? Il personaggio che lo metà a testa con la testa d'elefante, che in realtà è il figlio di Shiva. Lui decide che, insomma, gli deve tagliare la testa. E quindi gli taglia la testa. Grande genitore, È un grande insomma, sì, genitore, però non sapeva che era suo porta a te, figlio, ah, vabbè, quindi l'ha scoperto è lui. giustificato. Secondo gli ha rimesso la testa d'elefante. Il primo rimane il passato. Vabbè, poi quella la faremo perché anche lì ci sono, in realtà c'è un mito bellissimo. Quindi lui doveva vendicare la moglie che aveva subito, diciamo, un torto dal padre, che non poteva vedere Shiva, quindi lo aveva allontanato e decide di vendicarsi in questo modo. Appare durante una festa dove lei chiede al padre di accogliere di nuovo Shiva, il padre per l'ennesima volta gli dice di no e lei si arrabbia veramente tanto e prende fuoco. Lui è innamorato di lei, follemente, la sua sposa, sente questa cosa anche se è su un monte. E prima di apparire lui, lancia il capello, appare Virabhadra, taglia la testa, lui taglia la testa al padre di lei. In realtà poi vuole vendicarsi, vuole tagliare la testa a tutti quelli che sono alla festa. Poi, ovviamente, intervengono. La storia evolve in maniera diversa. Allora, i nostri Virabhadra, quindi sono tre, e vengono fatti in due modi diversi. Possiamo farli, li troviamo Virabhadrasana 1 e Virabhadrasana 2, li troviamo nella Ashtanga Vinyasa. Nell'Hatha Yoga vengono fatti in maniera leggermente diversa. Perché? Perché nella Ashtanga Vinyasa, essendo un Vinyasa, siamo più veloci. Quindi abbiamo meno tempo per stare, sentire, adattare la posizione, li facciamo in maniera più dinamica. Quindi il piede dietro è leggermente aperto, dà più equilibrio e stabilità. Nell'Hatha Yoga invece i due piedi dovrebbero essere allineati, quindi uno dietro l'altro. Tra il primo e il secondo piede dovrebbero esserci quattro passi. Il peso in questo caso è tutto sull'avampiede anteriore, e quindi la spinta è molto in avanti. Il problema è la stabilità, perché in questo punto qui noi perdiamo un po' di stabilità. Allora, faccio vedere se avete. Va bene, intanto faccio vedere il Virabhadrasana dell'Ashtanga. Quindi il Virabhadrasana dell'Ashtanga è più aperto rispetto al Virabhadrasana dell'Hatha Yoga, quindi il passo indietro è più lungo. Per quale motivo? Perché siccome gli facciamo le Surya Namaskara, il saluto al sole, abbiamo bisogno, quando torniamo a terra, nel movimento, di essere già in tank. Ok, quindi la larghezza che c'è, la lunghezza che c'è tra il primo e il secondo piede deve essere quella che ci permette poi di non dover spostare le mani avanti, i piedi indietro. Quindi quando siamo nella Ashtanga Vinyasa in genere è molto aperto, ok? Perché poi il passo successivo è questo, dobbiamo già essere pronti per scendere, risalire, andare avanti, è uguale, no? Virabhadra si risale su. Quindi nell'Ashtanga abbiamo carico forte sul quadricipite, piede dietro leggermente aperto e una stabilità. E non è detto che debbano essere per forza allineati, perché già tutti, non tutti riescono a prendere l'allineamento dei due talloni, quindi a volte abbiamo il piede leggermente esterno.
Da questa posizione, allora, questo è virapadra, sarà 1. Da questa posizione andiamo ad aprire. Quando apriamo, cerchiamo di evitare di fare questo con il ginocchio, ma di mantenerlo aperto. Quindi andiamo ad aprire. È il tronco che ruota e non è la spalla che va indietro. Quindi da qui ruotiamo e manteniamo lo sguardo sulla gamba davanti. Da questa posizione, forte e stabile la gamba davanti, chiudiamo, riportiamo le anche davanti, puntiamo tutto il peso sulla gamba davanti e andiamo a salire su, ruotando il piede verso il pavimento. E questo è per l'ashtanga. Se noi invece lavoriamo sull'hatha yoga, e qui non è detto che io mantenga la stabilità, dobbiamo lavorare sul bordo del tappetino, oppure se abbiamo la linea, sulla linea. Meglio il bordo perché ci fa sentire proprio il bordo contro il piede. Quindi in questo caso abbiamo il piede davanti attaccato nell'interno al tappetino, facciamo 4 passi indietro e attacchiamo anche la parte esterna del piede, opla, al tappetino. Quindi parte dietro e parte davanti, interna davanti, esterna dietro, completamente attaccata. E dobbiamo mantenerci qui, ok? Da qui si sale e si scende. Qui quello che conta è mantenere il tallone dietro a terra e l'allineamento dei due piedi. Se sentiamo che non c'è sforzo in questo, possiamo portare in avanti il piede. Fino a che punto? Fino a che non si stacca. Quindi dobbiamo sentire che siamo stabili in questa posizione. Forte il gluteo davanti perché ci sostiene. Il Virabhadra 2 parte da qui, mani davanti al petto, inizio a ruotare, ruoto, 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 ruoto il busto, mi apro completamente in avanti, qui vado ad aprire le braccia, in modo da avere il centro completamente ruotato. Se riesco vado a guardare la mano davanti e si resta. Il 3 uguale, chiude di nuovo le anche in avanti. Questo più o meno è simile all'altro, spinge sulla gamba davanti, chiude il piede verso il pavimento e resta. E si scende. Allora, sul Virabhadra 3, molti si buttano in avanti, ok? Se mi butto in avanti cado a terra, è inevitabile tutto il peso che mi sta portando giù. Quindi nel Virabhadra 3, comunque venga fatto, quello che noi dobbiamo fare è essere un po' come un ago, no? Cioè, spostare in avanti il peso ma sollevare anche la gamba dietro. E quando sono qui, l'addome mi sostiene, il piede punta verso il pavimento, apro il petto. Questo mi stabilizza, mi permette di essere un attivo. Vieni, allora. Come rispetto magari a altre posizioni che abbiamo visto precedentemente, la componente globale, diciamo, forza in queste è leggermente minore. È chiaro che quando poi andiamo nella posizione finale, la terza, sia dell'ATAC o dell'Ashtanga, c'è comunque da stare in equilibrio su un arto solo, quindi un minimo di forza, di tono muscolare, certi distretti ci deve essere. Ci sono più difficoltà probabilmente in ambito di equilibrio, soprattutto nella versione dell'ATAC, perché il mantenimento dei piedi esattamente allineati su una linea, se ci pensiamo, noi quando stiamo i piedi normalmente non abbiamo nemmeno uniti e comunque separati i piedi, no? E quindi poi un passo avanti all'altro ci passano sempre 30-40 cm più o meno tra di distanza, di larghezza oltre. Quindi è qualcosa che va un pochino oltre. Tra l'altro, te dicevi giustamente, per mettere la posizione, no, i quattro piedi a distanza una dall'altra, per qualcuno, parlo sempre non ovviamente di persone che fanno yoga da tanto tempo, addirittura insegnanti, però la mobilità a livello della tibetarsia, quindi praticamente la muscolatura del polpaccio per intendersi, potrebbe essere un pochino accorciata e non consentire anche a quella distanza di tenere il tallone a terra, o comunque con fatica, al solito discorso, se ho tanta tensione devo anche mantenere l'equilibrio perché è un allineamento e diventa, bisogna che abbia sempre una certa riserva, cioè che nella posizione che io sia abbastanza confortevole, altrimenti non riesco a gestire la componente equilibrio, anche se è quindi quella che mi viene in mente. Poi è chiaro che comunque a livello delle anche sempre c'è necessità in tutti e due i casi di una certa apertura. La versione Ashtanga fatta veloce con l'ex alzazione del piede garantisce meno problematiche di equilibrio
e il fatto di starci anche meno è perché se anche uno in qualche maniera lo perde, prima in quella posizione lo può riacquistare in quella successiva, cioè il fatto che ci siano dei passaggi veloci a volte aiuta. Sì. Quando ci sono dei passaggi lenti in situazione di stabilizzare, questa, di stabilizzare appunto la componente della ricerca dell'equilibrio, della propria percettività, delle sensazioni, si esalta tantissimo, no? Esalta, sì. Per esempio, sì, quando in ottica anche riabilitativa, no, si fanno, se l'avete visto, gli esercizi su una gamba sola, su una superficie stabile, eccetera, se io faccio velocemente il passaggio da una gamba all'altra è relativa all'instabilità. Se io aspetto 3-4 secondi, mi accorgo di quanto appunto il corpo si mette in moto per recuperare l'equilibrio. Quindi sicuramente nella versione alta, cioè muscolare. Cioè, senz'altro, nel doverla tenere per tenere tutti. E la componente muscolare maggiore probabilmente a livello appunto della muscolatura del gluteo, del posteriore della coscia, nella terza posizione, nella gamba di appoggio, particolarmente anche nelle altre, e anche lì ci vuole un minimo di mobilità di tutta la catena posteriore, altrimenti non è possibile mantenere il torace aperto, che vuol dire poi anche la colonna dritta, allineata nella posizione finale, quindi ci vuole, che in effetti si sente proprio il gluteo che tiene della gamba in appoggio, è contratto ovviamente anche l'altro a livello isometrico per stabilizzare, sì, la gamba, ma il solito discorso comunque c'è, praticamente ci sono 90 gradi tra una e l'altra, se la muscolatura è corta, il posteriore della coscia, degli ischiodurali, non mi consente di tenere quella posizione bene, o comunque solito discorso. La cosa bellissima è che si sente tantissimo lavorare sulla gamba, la parte degli ischiodurali più bassa, e sull'altra la parte alta. Alta, sì, cioè, sì, è proprio una cosa della posizione di come scarica appunto il peso, sì, ovviamente il minimo in quale ciclo che stabilizza tutto, e la parte un pochino sempre del cuore addominale, perché deve tenere della bassa schiena, però diciamo rispetto a altri il gradiente di forza, diciamo, anche di questa muscolatura qui è relativo, è più un discorso di componente coordinativa, e poi ripeto, ci vuole sempre quel minimo di base di mobilità, altrimenti anche un equilibrio abbastanza stabile diventa instabile, perché comunque c'è tensione nel tentativo di raggiungere quel ROM, insomma, quell'arco di movimento. Il consiglio lì è iniziare a farla, ovviamente, perché avrò difficoltà mantenendo il piede ruotato, perché sì, quello gli permette di avere una stabilità maggiore, e di abituarsi alla posizione, cioè iniziare a sentirla, certo, e poi eventualmente già con i piedi separati provare ad allinearlo, già questo, sì, potrebbe essere, perché c'è meno componente di equilibrio, e già mi rendo conto se ciò ha per quel passo, nel senso, insomma, quella distanza tra i piedi, ho la possibilità di poter fare la posizione corretta senza dover alzare il tallone, esatto, o comunque gestendo la tensione a livello sempre della corte. Se invece, come dicevi te, ho un buon livello di mobilità lì, posso anche provare a ampliare un pochino la distanza tra i due piedi. E poi, una volta che abbiamo fatto questo, provare ad allineare un piede dietro l'altro. Un'altra cosa, ovviamente, se i quattro passi sono troppi, uno avvicina a quello che era la fase, facciamo tre, perché comunque già quello, tre e mezzo, insomma, da sentire, e poi da lì chiaramente nel farlo, o comunque facendo semplicemente in parziale della posizione, magari anche appoggiati, c'è lì gli esercizi per la possibilità, certo, la mobilità, migliorare, insomma. Ecco il muro, mi ha venuto in mente, perché se per esempio appunto noi possiamo lavorare anche con il muro, anche il, sì, muro per certi versi mi dà un po' fastidio. Dà un po' fastidio, sì, ora che c'è la prima, sì, potrebbe essere questo, no, perché lo sento proprio invasivo. Forse un rialzo, che non sia un muro, nel senso che arriva un appoggio, un pinto, qualcosa, un cubo in cui magari sento il contatto. Perché c'è questo spessore qui, che da noi, infatti, io pensavo semmai un cubo, un qualcosa che la parte superiore sulla gamba si percepì, o anche più basso. Insomma. Quindi uno step di quelli chiusi, sì, per dare una. Moda. Ovviamente il problema è che se è molto leggero, appoggiandosi si sposta, però magari messo a sua volta contro un muro in maniera tale che non si muove. Oppure e poi appoggiarsi, cioè per esempio sfruttare l'allineamento, uno porta più il tappetino più vicino al muro, sfrutta l'allineamento con i piedi e trova l'equilibrio. Sì, come aiuto per l'equilibrio, senz'altro. Giusto per lavorare un po' sulla percezione dell'equilibrio, perché tanto poi è quello che ti destabilizza in questa direzione. Questo vale anche per Trikonasana, perché anche quando si fa Trikonasana si lavora in questo modo, quindi se voglio fare un Trikonasana più complesso lo vado ad aprire, sempre tre passi e mezzo in Trikonasana, non sono quattro,
E da questa posizione uguale apro e inizio a scendere in avanti. Scendo, 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 mano a terra, apro bene il petto ma mantengo i piedi allineati, ok? E distendo fino a dove riesco. Anche qui, se sento che posso permettermi un allungamento maggiore, posso spostare indietro il piede. L'importante è mantenere il petto aperto e le gambe più distese possibile. In questo caso, sia in questa che nell'altra posizione, il peso è sull'avampiede, eh? È come se dovessimo sentire che il tallone quasi stacca da terra. E nel pari dritta è uguale. Quindi qui cosa facciamo? Prima di portare sul braccio, andiamo ad aprire bene il petto e stacchiamo. Io qui, per esempio, sento che è troppo nella torsione, questa apertura, quindi vado ad aprire, apro e spingo. Stessa cosa nelle virabhadrasana, e poi da qui si sale e si entra in virabhadra e si fanno tutti i virabhadra. Quindi provateli, perché sono due modi diversi per interpretare la stessa posizione. Ovviamente in questo video dove l'allineamento è un piede davanti all'altro c'è bisogno di più tempo. Dobbiamo veramente, è bello questo tipo di lavoro perché ci permette proprio di ascoltare proprio ogni singolo movimento per evitare di cadere e sentire anche il corpo dove tira, dove non tira. Ci permette proprio di entrare in questa posizione e renderla stabile, mentre il virabhadra della Ashtanga è un po' più dinamico, però lì sviluppi di più la forza, ecco, lì sviluppi proprio di più la potenza, anche perché stando in vinyasa ci sono altre posizioni, ci sono altre posizioni dopo, quindi è più rapido. Quindi lavoro è sempre cercare di fare questo tipo di allungamento, prepararmi prima leggermente più aperto, eventualmente poi chiudere il piede ed andare a provare gli allineamenti. Abituarsi alla posizione di equilibrio, prima già quella, diciamo, il doppio piede in appoggio, per poi arrivare alla fase 3, dove ovviamente ancora di più avrò difficoltà perché vado su uno, facendo l'attenzione che dicevi te, di non fiondarsi, buttarsi eccessivamente in avanti, perché sennò tutto il peso va e compensare, sì, con la bisogna pensare proprio a essere un ago, cioè come mi sposto devo spostare tutto il corpo, se sposto solo la parte in avanti cado giù, se la mia gamba resta indietro cado indietro. Quindi dobbiamo bilanciare proprio il peso, e anche lì è bellissimo perché ti muovi proprio nel millimetro per riuscire a capire dove trovi l'equilibrio. Cioè c'è un punto in tutte le posizioni dello yoga dove senti che sei leggero. Quando sei leggero hai trovato l'equilibrio. E per essere leggeri ci vuole sempre quel gradiente di mobilità, perché altrimenti sarà sempre per avere quelle aperture, se ovviamente la struttura non lo consente, no? Io quello appunto che mi sento sempre di consigliare è di sapersi un pochino valutare su quello, perché altrimenti uno, pur con una forza, con una coordinazione buona, non lo raggiunge, magari non si rende conto che potrebbe essere quello un limite, e magari dedicare un po' di tempo in più a quello, come chi magari ha meno forza, dedicare un po' più di tempo al potenziamento degli stretti dove più devo, per ricercare quell'equilibrio, perché alla fine. Comunque sul Virabhadra 3 credo che anche, insomma, la forza della gamba sia importante, perché se inizia a dondolare diventa un problema, cioè poi è quella che ti chiama l'attenzione, per dire attenzione sull'equilibrio e non si fa. Sono sempre 3-4 componenti, no? Insieme bisogna, per ciascuna uno c'ha un po' di riserva, perché se una è quasi al limite sul dosso, poi le altre non riesco a sfruttarle. Va bene, perfetto. Matti, ti ringrazio. Il prossimo vediamo, non lo so, devo decidere. Pensavo a Parsvakonasana, ora vediamo un attimino, se non l'abbiamo già fatto, non me lo ricordo. Però vedo un attimino quale posizione approfondire e cercherò di farvi un vinyasa, una lezione, in modo che possiate farla a casa sulle posizioni che abbiamo fatto fino ad oggi. Io ti ringrazio e alla prossima volta. Buona giornata a tutti. Ciao.